Ciao fans! Ciao fans! Nelle scorse settimane siamo stati contattati da RTL per fare un intervento nel loro programma che come si chiama Luna? World Travel. Siamo andati in diretta, abbiamo tagliato tutti i pezzi in cui siamo intervenuti e adesso stiamo creando un video per riproporli a chi ieri non ha potuto seguirci in diretta. Cosa stanno per vedere? Il video completo. Di noi in televisione. Guarda mamma, siamo in televisione. Ciao mamma! Eccoci pronti le 22.45 qua su RTL 102.5 News, lo spazio World and Travel che va avanti. Parliamo di viaggi, ma anche attraverso, come piace a noi, una sfumatura di motori, una sfumatura motociclistica questa sera. Allora io do subito il benvenuto, anzi benvenuti ai nostri secondi ospiti di serata, Eros e Luna, The Moon Riders. Ciao ragazzi! Ciao! Eccoci. Allora, grazie per aver risposto presente al nostro invito. Questa sera parleremo ovviamente tanto di moto, di viaggi, parliamo anche di sicurezza stradale con voi, perché è un bellissimo taglio quello che date al vostro racconto di viaggi in moto. Partiamo però da come vi siete conosciuti, come è nata questa passione per la motocicletta. Ci siamo conosciuti perché ho comprato prima io la stessa moto e poi lei l'ha comprata l'anno dopo. Ci siamo iscritti allo stesso gruppo di Facebook e di ragazzi sui gruppi di Facebook ce ne sono poche di moto, e quindi appena si è iscritta c'è stato subito tutti che si sono un po' calcati, ma ho avuto la meglio e dopo un po' siamo usciti, dopo esserci iscritti un po', e da lì, dal 2018, che stiamo insieme. Beh, queste sono storie che ci fanno sempre sorridere, no? Perché poi il caso, entri nella... Cioè, sono tutte cose molto, molto carine e figlie soprattutto di questi tempi. Il viaggio in moto, che è un viaggio romantico, si può definire nell'arco veramente di una storia lunghissima, perché abbiamo riproposizioni e racconti che ci arrivano veramente da tanti tanti anni fa. Com'è oggi viaggiare in moto? Cioè, nel 2022 è sicuro? Soprattutto è appagante, quello immagino di sì, ma soprattutto effettivamente che tipo di viaggio si fa, no? Perché ha delle limitazioni, qualche tipo di limitazione l'avrà? Sì, allora, è sicuro, cioè lo si può rendere sicuro comprando tutto l'abbigliamento giusto, perché vediamo spessissimo ragazzini in pantaloncini e maglietta che vanno nelle zone industriali a fare le impennate, quello non è sicuro ovviamente, però facendo i viaggi e mettendosi tutto l'abbigliamento tecnico, stando attenti soprattutto agli altri più che a se stessi, si riesce comunque a renderlo sicuro. Quindi non risparmiate sull'abbigliamento tecnico, spendete quei soldi in più, ma comprate cose giuste. E poi è appagante, Luna, è appagante. Sì, molto. A noi ci piace. Più che altro c'è più il contatto con la natura rispetto a viaggiare in macchina, perché senti gli elementi, prendi anche la pioggia a volte, in macchina sei riparato, mentre in moto sei tu e la natura e il viaggio. È più vivere il viaggio, andare in moto. Riempie tanto. Davvero, mi trovo perfettamente a sposare queste vostre parole che credo condivideranno appunto tutti i nostri amici motociclisti all'ascolto. Io come sempre ricordo anche il numero 378 304 1025. Questa sarà una bella chiacchierata insieme ai ragazzi di The Moon Riders. Una curiosità però che voglio chiedere a Luna: come diceva prima Eros, effettivamente il mondo del motociclismo è molto maschile. Ultimamente però, fortunatamente, ci aggiungo appunto questo avverbio, sta prendendo anche molto il pubblico femminile. Te particolarmente, Luna, cosa ti ha fatto appassionare alla moto? Ma allora, mio papà ha sempre avuto le moto, mi ricordo che mi portava in giro da bambina e guardavo sempre il Motomondiale, e il mio preferito ovviamente è Valentino Rossi. Quindi sì, ecco, ce l'ho sempre avuta fin da bambino questa passione. Poi a un certo punto ho deciso di comprare la prima moto e ho ancora quella, ecco. Perché quando è la passione fare il passeggero, a un certo punto non ti basta più, vuoi guidare la tua e avere la tua. Bravo, esatto. Quello assolutamente. Poi secondo me è una cosa anche, no, importante anche per te,
metti caso che una sera magari non, per un motivo o per l'altro non riesci a guidare, almeno sai che in qualche modo tornate a casa. Ma io volevo chiedervi una cosa, anche se è intricata all'attualità, mi è venuta in mente proprio dalle vostre parole, in particolare da quelle di Luna. Cioè, c'è stato il Mugello questo weekend, a voi capita mai di fare turismo anche in questo senso, cioè andare a vedervi le gare, le competizioni? Cioè, siete così appassionati di moto da fare turismo anche verso quella che è la competizione piuttosto che lo show riguardante appunto il motorcycling? Volevamo andare l'anno scorso, ma poi tra il Covid e tutto non siamo riusciti ad andare. Siamo andati non insieme tantissimi anni fa, io a Misano e lei al Mugello, però sì, è una cosa che vorremmo rifare insieme magari questa volta, al posto che con altre persone. O magari anche all'estero, perché no, c'è tanto moto mondiale in tutto il mondo. Sì, si può cogliere l'occasione ovunque. Vorrei capire che moto avete, ovviamente senza nominare la marca, cerchiamo di capire se è una da enduro, stradale, cerchiamo di capire un po' la tipologia quantomeno. Abbiamo tutte e due delle Naked, quindi non sarebbero concepite proprio per viaggiare, però se hai la passione per il viaggio lo puoi fare anche con una moto da cross. Non è tanto il mezzo che fa la differenza. Sono Naked che comunque possono essere poi tutte, come dire, ultra accessorate per il viaggio, immagino, quindi con borse laterali, sì. Il viaggio si fa abbastanza comodi, cioè ci sono magari quelli da turismo, però si può fare anche con le Naked, giusto? Abbiamo un problema sulle moto da turismo, che è la lunghezza delle gambe, quindi okay. Per noi sono impossibili. Avete cercato in quel caso per una moto un pochino più bassa. Esatto. Sì, però l'anno scorso abbiamo comprato le borse laterali e soprattutto abbiamo fatto il tour della Sardegna. La cosa vincente sarebbe avere il carrellino per mettere le moto e fare il viaggio finale in macchina e poi lasciare in moto, così quello sarebbe veramente la svolta. Magari l'anno prossimo. Questo modello qui di Naked, diciamo, questo genere di moto è quello che comunque consigliate per viaggiare voi, a prescindere dal fatto che ce l'abbiate, o c'è qualcos'altro che volete prendere, magari ampliare il vostro parco moto, c'è qualcosa? Ma in realtà ci piacerebbe prendere delle super sportive, ma giusto per divertimento, però per viaggiare... Vabbè, io per viaggiare vorrei cambiare la mia perché è un pochino scomoda, ecco, quella di Eros è un po' più comoda. Come motore, come ciclistica, essendo monocilindrica la mia, soffro un po' i lunghi tragitti. Ti capisco molto bene, anche a livello di vibrazioni. Esatto, sì. Che ci piace il monocilindro è un po' difficile, poi scendiamo dalla moto e continuiamo a vibrare, però ne parliamo tra pochissimo, sempre di questo fantastico mondo del motociclismo. Adesso mettiamo un disco e c'è anche una bella danza legata a questo disco, Lizzo, About Them Time, e poi torniamo qua. E la ringraziamo anche la nostra Vanessa Minotti con tutte le ultime, o meglio le prossime del meteo, perché ci ha dato le condizioni meteorologiche per la giornata di domani, sperando ci sia bel tempo anche qua a Milano, così magari vado a fare un salto al Wake, parlando sempre qua di queste zone, o meglio in realtà di Serie B, Pisa-Monza 4-3 il risultato, appena iniziato il secondo tempo supplementare, ma di questo ne parleremo dopo perché siamo ancora collegati con Eros e con Luna, i nostri Moon Riders, ci stanno raccontando un po' come viaggiano, con cosa viaggiano, soprattutto anche un po' come è iniziata la loro storia, quello ci fa sempre piacere se parliamo ovviamente di Travel Couple. Io ragazzi volevo partire un po' anche proprio nei viaggi a capire dove le portiamo ste moto, o meglio dove è l'ultimo posto in cui le abbiamo portate, l'ultimo viaggio che avete fatto. L'ultimo viaggio serio che abbiamo fatto è stato in Sardegna, siamo stati due settimane e abbiamo girato un po' tutta l'Ogliastra e l'entroterra, è stato bellissimo. Sì, sono strade bellissime. Sì, per la prima volta lì puoi guidare senza continuare a guardare a quanto stai andando, senza esagerare ovviamente, però la differenza rispetto al resto dell'Italia è che non ci sono le pattuglie nascoste, quindi non passi più tempo a guardare il contachilometri che la strada, e anche quella è sicurezza stradale. È vero, le classiche imboscate, no? Proprio quelle. No, certo. Vi chiedo ragazzi, parlando di strade belle, voi cosa cercate in una strada quando siete in moto, no? Il panorama, le curve, che ne so, ci sono delle richieste che voi fate? Io la prima che faccio, e vi dico la mia, poi magari sentiamo le vostre perché sono assolutamente curiose, è che l'asfalto sia ben tenuto, perché... più che giro, più che faccio fatica a trovare delle strade dove si può comunque andare tranquillamente, che non c'è il briciolino per terra. Voi cosa cercate?
Allora, abbiamo sempre cercato i paesaggi, però dopo essere stati in Sardegna abbiamo scoperto il piacere di guida vero, nel senso che quando guidi qui sui passi alpini, alla fine la strada con le curve non è così lunga, mentre in Sardegna non c'è un pezzo che sia dritto, è solo curve. Sì. E quindi quello è stato, penso, la cosa più bella che abbiamo scoperto quest'anno. Sì, diciamo che anche la Svizzera è bellissima da girare, le strade sono ben tenute, c'è il problema della velocità, nel senso, ecco, sì, bisogna sempre stare super attenti. Lo potete dire, perché ha risaputo. Un chilometro unico la Svizzera, sì. Ma da questo punto di vista, anche parlando, non so, mi viene in mente la classica Route 66, no? Che è tutta dritta, sparata. Da questo punto di vista ci confermate, preferite comunque un po' di curvarola, diciamo, cioè sì, anche sì, i viaggi in base a quello, cioè un viaggio come appunto Route 66, per quanto sia evocativo, magari non è proprio il vostro viaggio. No, esatto, cerchiamo curve e dei paesaggi e cerchiamo sempre di andare in un posto diverso per conoscere posti nuovi, paesaggi nuovi, quindi stiamo spuntando tutti i passi delle Alpi e... Cioè abbiamo proprio una mappa con tutti i passi alpini e man mano che li facciamo coloriamo quelli che abbiamo fatto. Così almeno prima o poi li completeremo. Pensare che in Italia c'è tantissimo di quello che cercate voi, perché effettivamente penso alla Liguria, penso alla zona dei laghi, anche sulla Svizzera, appunto la parte nord della Lombardia, è tutto curvarolo. Sì, veramente, veramente divertente da fare. Torniamo a parlarne tra pochissimo, anche i vostri messaggi poi li leggiamo. 378-304-1025, entriamo ufficialmente nella terza ed ora di World and Travel. La terza ora che inizia alle 23.05 qua nel World and Travel su RTL 102.5 News, una buona domenica sera, quantomeno quello che ne resta a tutti voi collegati insieme a noi. Ci sono anche i nostri The Moon Riders, Eros e Luna, con cui stavamo facendo una bellissima chiacchierata riguardo il motociclismo, anche la sicurezza stradale e i posti più divertenti, diciamo così, da visitare e anche da viaggiare, in cui viaggiare con la moto. Alcune domande qua al 378-304-1025, prima di lanciarci nella parentesi social, c'è chi ci chiede effettivamente... È un tempo che già bisogna sfoderare il famoso equipaggiamento estivo. Ma esiste secondo voi un equipaggiamento estivo? Perché si suda comunque in moto, è una mia impressione. Esiste qualcosa per stare al fresco, dell'equipaggiamento tecnico? Voi come vi organizzate? Ma in realtà principalmente usciamo con la tuta in pelle da pista, tra virgolette, perché è la cosa più sicura secondo noi. E vabbè, è traforata, però il caldo fa caldo, poi comunque tanto col casco non ho una. Sì, si suda comunque, però ci piace fare sauna gratuita ed essere sicuri e protetti. È meglio che il tapirulano in palestra. Giusto. Ha fatto più danni quello, forse anche di un giro in moto, no? Adesso non vorrei dire cavolate, che poi magari qualcuno che soprattutto lavora in palestra magari mi viene a tirare le orecchie, però sicuramente capiamo sicurezza sempre davanti a tutto, che se si parla di moto ovviamente è la cosa fondamentale. Tutto questo evento lo trasmettete anche attraverso i vostri social network, la pagina l'abbiamo già letta più volte, ma lo ripetiamo volentieri, The Moon Riders su Instagram. Ecco ragazzi, che tipo di attività fate sui social, come avete iniziato, quando avete scelto, deciso, capito che era il momento di lanciarvi anche nel racconto di quello che facevate, nel poi portare anche tutte le bellissime immagini, anche perché più che racconto voi siete content creator, giusto? Sì, diciamo che è iniziata più che altro per condividere i viaggi con gli altri nel 2018, perché vedevamo che i giri in moto andavano tantissimo su YouTube ai tempi e il taglio che veniva dato sempre era quello per cui poi i motociclisti vengono un po' odiati. Quindi sempre troppo forte, sorpassi azzardati, cose non belle da proporre. Sì. E quindi volevamo dare un taglio diverso ai video. Poi però in realtà facendoli abbiamo visto che ci piace avere il ricordo di quello che abbiamo fatto. Quindi poi è iniziato a essere più un fare video per noi stessi. E poi li condividiamo comunque. Però è bello avere un archivio di tutti i viaggi che hai fatto. È un po' come avere tutti i filmini delle vacanze, fatti in una maniera un po' più professionale, ecco. No, è vero, assolutamente, anzi, il fine per cui era nato il progetto è davvero nobile, infatti io credo che siate qua in onda con noi anche per questo motivo, ovvero che vi distanziate un po' dal classico, se vogliamo, ma secondo me non è neanche più tanto classico, fortunatamente, il racconto del viaggio dal punto di vista del motociclismo, che era
insomma, spingere sempre il contagiri sempre più forte ed aumentare di velocità. Mi piace anche sottolineare che il motociclismo non è questo, o almeno per molti non sia questo, ovvero non è per forza correre e rischiare la vita, ma è assolutamente divertirsi, lo si può fare anche in maniera del tutto sicura e voi ne siete una dimostrazione. Come vi gestite, come vi dividete i ruoli a livello di editing? Fa tutto vero, se sono sincera. Bellissima. Luna, dovresti essere clonata assolutamente. E io sono sincera. Tutto fare nel suo sacco. Quindi neanche ti metto la telecamera in testa, Luna, cioè tu sei proprio solo un passeggero, cioè sei come una valigia, tipo. Io metto la mia simpatia. Ma ragazzi, continuando anche parlando, no, di quello, tutto quello che poi si può fare a livello social, a livello di piattaforme, blog vi è venuto in mente, vi piace scrivere? A questo punto. In realtà ci piace fare tante cose, il problema principale è il tempo, che avendo tutti e due il lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì non si possono fare miracoli. Cioè, tantissimi pensano che siamo dei mantenuti, che non facciamo nulla dal mattino alla sera, e potrebbe essere anche bello, non lo so, magari no, perché poi ti annoi, però la verità è che lavoriamo come tutti quanti, quindi il tempo è limitato al weekend e alle sere, e se nel weekend esci per creare contenuti, poi per montarli hai solo le sere. È vero, assolutamente, no, così è, no? Il back è molto impegnativo. Di organizzazione, di tempistiche, assolutamente, comunque richiede tempo e lavoro e sudore, quello di fare il travel content creator. Torniamo tra pochissimo per un ultimo talk con i nostri The Moon Riders, Eros e Luna, qui a parlare di motociclismo e non solo. A tra poco. E ringraziamo il nostro Luca Cacciatore per tutto l'ultimo traffico e viabilità. Sono 15 minuti dopo le 23, ci ha detto anche il nostro Simone. Il Monza è l'ultima squadra, la ventesima, a raggiungere la Serie A, giocherà in Serie A l'anno prossimo. Noi sentiamo qua già, no, i caroselli qua, adesso sarà un casino tornare da Monza verso Milano, ma soprattutto siamo ancora collegati con i nostri Eros e Luna. Un ultimo talk insieme, ragazzi, prima di magari parlare anche di progetti futuri, magari dei prossimi viaggi che farete o i prossimi contenuti che tirerete fuori sulla vostra piattaforma, arrivano anche le domande al 378-304-1025 e qua ci chiedono quali sono i migliori orari, ma soprattutto anche le migliori, direi, attrezzature a questo punto, un po' in base a quello che ci stanno chiedendo, per fare video in moto. Cioè, voi avete dei consigli, qualche trucco da svelarci e chiedere troppo? No, allora, l'orario più bello che abbiamo scoperto è il tramonto, giusto? Sì. Perché c'è pochissimo traffico e c'è una luce pazzesca, sia che sei sulle Alpi, sia che sei altrove, la luce del tramonto e dell'alba sono le più belle per fare video e foto. E l'attrezzatura, noi siamo affezionati di Sony, quindi abbiamo tutto Sony. GoPro la usiamo solo per le riprese secondarie, ecco. Però tutte le riprese principali le facciamo con delle Sony. Quindi proprio con videocamere a questo punto, o fotocamere comunque. Sì. Sono action cam, sono Sony. Ah, ok. Ma li montate addosso, tipo li tenete in mangio, magari il passeggero li tiene? Abbiamo fatto tutto un setup per montarli sui caschi, e poi la principale, e poi abbiamo una secondaria frontale sulla moto che ci inquadra, che almeno se alziamo la visiera si vedono le smorfie e cose così. Certo, assolutamente, proprio da davvero vlog. Allora, parlando appunto di progetti per quanto riguarda i social o comunque del vostro canale, dei vostri video, ci volete anticipare qualcosa per il futuro? Si parla ovviamente di viaggi, ci avete già qualche meta in mente per l'estate? Vai Luna, di dove vuoi andare, che me lo stai chiedendo da 2 anni. Ecco, dillo Luna. Vorrei tornare in Francia a vedere le gole del Verdon. Ah, ok, dai, è fattibile però Eros. Sì, è fattibile, solo che gli ultimi 2 anni per i viaggi, non è che soprattutto uscendo dall'Italia, non sono stati il massimo. Speriamo quest'anno di riuscire finalmente a farlo. È vero, perché se non chiedi da 2 anni non puoi dir di no, Eros. Cioè, sì, no. Partiremo da Nizza e risaliremo tutta la Francia fino ad arrivare al piccolo San Bernardo, quindi faremo tutta la Grand Alps. Cosa che abbiamo già fatto. Ne abbiamo già fatta un pezzettino, ma mai partendo proprio da Nizza. E quindi questa volta vogliamo farla tutta dall'inizio alla fine, che è una strada pazzesca, se non la conoscete merita tanto. Cioè,
Ci avete menzionato pochissime mete extracontinentali, mi sembra che non ce l'avete quasi mai citate. C'è un viaggio nel cassetto, un sogno, un posto molto lontano magari? In realtà tantissime hanno sogni di Capo Nord, però io ho visto un po' di video, prendono troppa pioggia per i miei gusti. Quindi di farmi 10.000 km sotto la pioggia, a me piace il clima asciutto. Non so, Luna, tu hai un sogno... No, a me piace... No, non ce l'ho sinceramente di andare così lontano, un sogno in moto così lontano. Vabbè Luna, hai già espresso il tuo... In realtà mi ha chiesto a Natale di portarla alle Maldive, quindi... Però non in moto. Ah ok, no, infatti dicevo, non mi sembra una meta proprio motociclistica. Comunque ragazzi, noi siamo arrivati alla fine. Prima di tutto vi voglio ringraziare per la vostra simpatia che avete portato qua in onda nel World and Travel questa sera. Siete veramente due persone veramente carine e ci è piaciuto proprio ospitarvi. E poi anche per il vostro sapere e il vostro know-how riguardo i viaggi in moto. Grazie mille, allora. Grazie a voi. Grazie a voi. The Moon Riders, grazie ragazzi. Ciao. Ciao. Allora ringraziamo ancora ovviamente un grandissimo in bocca al lupo a loro per tutti i loro prossimi viaggi. Noi invece rimaniamo ancora qui in diretta, ancora con un po' di talk, rimanete con noi. Vai Luna, vai. Vai. Ciao Pan. Abbiamo appena finito l'intervento in diretta su RTL, speriamo che l'abbiate visto. È stato bello, ci siamo divertiti. E nei prossimi giorni pubblichiamo sui social tutto l'intervento minuto per minuto. Certo, perché noi filmiamo sempre tutto. No, non proprio tutto, perché detto così suona proprio male. Non proprio tutto, ma avevo tanta ansia, invece poi alla fine è andato bene, dai. Va bene. Sto molto brava, sta molto divertente, molto diretta. No. Grazie. Mamma, sono in TV! Per davvero, una ragazza che arrivava da un piccolo paesino delle Alpi Valtellinesi e adesso in televisione.